Domani! Domani è il grande giorno. Dopo 2 mesi di quarantena, rivedo i miei amichetti. Facciamo questa testimonianza. Sono contenta. Io nel frattempo ho scoperto che esistono programmi gratis online per fare i video, quindi ora posso farlo tranquillamente col telefono. Wow. Comunque il programma di questa sera prevede... Oddio, effettivamente non lo so. Andiamo a casa di Simone e poi... boh, giocheremo. Mangeremo qualcosa da far schifo e... niente. Colgo l'occasione per lasciare dei messaggi ai miei amici, partendo dalla Mary, detta anche Maria Grazia Marzano. Questa sera la Mary non vorrà farsi abbracciare, ma noi sappiamo che in realtà non si lascerà abbracciare comunque, perché è schizzinosa nella vita, e quindi figurati abbracciare i suoi amici dopo 2 mesi di quarantena. Questa luce mi fa strabica, perché sembra che abbia un occhio più grande dell'altro. A Pippo dico che mi è mancato, e direi tante altre cose che però non dico qua. A Simone dico che apprezzo molto il fatto che sia stato così cortese da offrire volontariamente la sua casa come punto di ritrovo per questa serata. L'ho costretto io in realtà. Quindi grazie a te. Un saluto anche a Vincenzo, nonché il fidanzato di Maria Grazia. Ma ora il mio dubbio più grande nei confronti di questa serata è: tengo i capelli legati o li sciolgo? È un dilemma. Mi ero dimenticata di lasciare il messaggio anche a Stefano, mio caro buon amico. Mi ero dimenticata di te, come ha fatto il panichi. A Stefano dico che... come potrai ben capire, e solo tu forse potrai capire ciò che intendo, ti dico che un vitello maschio non potrà mai diventare una mucca. Niente, quindi adesso c'è solo da attendere la sera, mancano 3 ore. Cosa faccio intanto? Sono 8:30 e è iniziato a piovere! Ciao, Shea! Guarda, stavo entrando, cioè stavo venendo da te, ma non ero sicura che fossi tu. Che bella mascherina che hai. Grazie, lo so. È più comoda? No, fa schifo. Che bellissima. Scusa che non guardo. Tu! Guarda, pensa a guidare. C'è un problema che si è registrato nel nostro diario di bordo, ovvero uno dei nostri compagni ha subito ingenti ferite. E non pensa che sarà disponibile. Abbiamo appena scoperto che Pippo c'ha il cagotto. No, sto scherzando. Sarà diarrea potente. Ah, mal di pancia Pippo. E noi siamo, cos'è, a metà strada mi sa. No, siamo già quasi arrivati. Ah, siamo già quasi arrivati. Sono le 21:40 comunque. O arrivi? 29. No, forse. Scusami. Arriviamo alle 21:40. Ah, ok. Beh, comunque in ritardo i 10 minuti. Di 10 minuti. E siamo molto tristi. Ho il cuore veramente spezzato. Comunque o lui o Simone hanno sempre problemi di pancia. Non ho capito sta roba. Che scherzo. Mamma mia. Mangeremo solo un nutato biscuit. Due pacchi apposta. Aspetta, no, lo so due. Che due è importante. Grande. Perché i ragazzi mangiano. Invece. E mo. Beh, ci manca solo che Simone adesso mi scriva. Cioè, guarda, balza. Non me la sento, ma mi sento bene. Vi lascio casa, ma mi sento bene. Fai lo stop. No, senza guidare, lo faccio io lo stop. No, lo faccio io. No. Guida. Vorrei dire questa cosa con Stefano testimone. Sono pronto. Che io sono decisamente più brava a uscire dai parcheggi di Stefano. Stefano, di che non è vero, per favore. È il momento in cui ci ammazziamo. Sei pronta? No, non vale. Non avevamo patteggiato questi termini. Pizzetto sarebbe orgoglioso di me. E
Aspetta. Abbiamo sbagliato. Rallenta un attimo, per favore. Allora, adesso stacco e ci rivedremo a casa di Simone. Ciao. Dammi un voto a questo parcheggio. Con lo spirito di pizzetto ti dico... 6, dai, perché sono buono. Grazie. 6. Siamo arrivati sotto casa di Simo in perfetto orario. Alle 21.55. Ops. Sì? Siamo noi. Siamo noi. Scusa, è stato lui. È stato lui. Mi dissocio. Dai. Perché ti arriverebbe un pugno in faccia. Sì, la era per quello. Mezz'ora veramente di ritardo. Sono qua, abbiamo tolto adesso. No, dai! Dobbiamo metterle. Me la sono tolta in questo istante io. Dobbiamo metterle? Ma siete seri? Ah, già che loro tre erano quelli del... Gli schizzinoli. Che è un video. Sappiate che il mood della serata sarà questo. No, dai, non sono... sono truccato. Dai, allora, le coppie. Mary e... Mary! Ma perché questa cosa? Così ci sediamo, occhi. Se sposto un attimo, devo prendere lui. Ma poi cambiare la musica? Ok. La prossima volta che organizzano la serata a casa mia. Sta procedendo bene. Cecilia ha prosciugato le sue energie appena entrati per una bellissima sorpresa che le hanno fatto, nella quale sono cascato anch'io. E nella puntata, nella penultima puntata, abbiamo giocato a Dixie. È stata una lotta serrata tra me e Pippo, con Cecilia ultimissima per distacco, prima che Simone fosse ultimissimo per distacco, e poi, mentre non mi sta inquadrando, sì. Simone ha scazzato. Ha sbagliato a porre la mia carta e io ho perso. Ora stiamo giocando a Risico e io sto bruciando Cecilia. Dai, pazzo in me! Dove tu dovevi andare con scuola guida, ma non sei andato. È autostrada. È una cosa che fa parte dell'elmo anche. Armatura. Uno solo. No, pastello. Pastello. No. Ti morde? Ti fa male. Grazie, cosa c'è all'interno? Veleno. Ma smetti di toccarmi dentro?